Mister, un punto meritato, forse ci mangiamo anche un po' le mani per un paio di occasioni nel primo tempo. No, dobbiamo fare i complimenti a questa rosa, a questa squadra. Se lo meritano tutti i ragazzi, dobbiamo solo guardare e dire questo perché 3 partite a settimana, 7 punti, e oggi è una partita importante dal punto di vista fisico, dal punto di vista caratteriale, abbiamo mai mollato. Questa squadra, questi ragazzi stanno facendo un sacrificio enorme, non dimentichiamo che oggi erano fuori Bettoni, Donnarumma, Spera, Odolo, Ragno, cioè e Gualide. E purtroppo questa squadra, ci dimentichiamo dove siamo partiti, noi dobbiamo ricordarcelo bene. Dobbiamo, ripeto, oggi farci un grosso applauso tutti perché lo meritiamo. Soprattutto una squadra che anche oggi comunque ha giocato, ha cercato di imporre il suo gioco e ci è riuscita. Ma la partita è stata una bella partita, dei ritmi alti. È chiaro, negli ultimi minuti magari ci siamo abbassati un po', ma io credo che anche alla fine abbiamo provato la pressione. Io mi ricordo di Cazzaniga e Latini sul loro portiere anche negli ultimi minuti di recupero. Abbiamo costruito qualcosa di importante nel primo tempo, l'abbiamo sfruttato e abbiamo poi fatto una partita dove abbiamo concesso credo pochissimo loro, se non qualche ripartenza, qualche tiro da fuori, però ripeto, sono orgoglioso dei miei ragazzi e gli va un grandissimo applauso. Ecco, hai parlato anche tu delle poche occasioni concesse al Forlì, era un po' quello che si temeva, anche il loro attacco, la loro aggressione, la loro capacità. Una squadra con qualità, una squadra messa bene, squadra che vuole vincere, quindi oggi super prestazione nostra.